Fissiamo il filo di montaggio e applichiamo subito una sottile strisciolina di sintetico argentato. Scendiamo uniformemente verso la curvatura. Oltrepassiamo la stessa per alcuni millimetri. Fissiamo successivamente un filo di seta nero e un filo di seta ritorta verde. Scendiamo ulteriormente. Ora risaliamo velocemente verso l'occhiello. Cerchiamo di uniformare il sottotorace, dopodiché inizieremo l'avvolgimento della strisciolina argento. Che bloccheremo a questa altezza. Ora bloccheremo e chiuderemo con un nodo per il successivo passaggio. Ora i due fili di seta verranno sfumati da una lama molto leggermente. Questo li renderà più pelosetti, diciamo, e fluttuanti. Ora andremo ad operare in questo modo. Rientrerà in gioco il filo di montaggio sottile. Che bloccherà definitivamente il tutto. Ora, in questo stesso punto, piazzeremo delle fibre di marabù in questa posizione.
togliamo l'eccedenza, riportiamo l'amo nella posizione iniziale, piazzeremo sopra una strisciolina di raffia sintetica . Siamo bene. Ora con l'aiuto della pece applichiamo, creiamo un cordoncino di dabbing con del sottile antron e della penne nero. E all'interno c'è anche un filo di verde. E con questo andremo a formare il torace. Ora portiamo in avanti la raffia sintetica . Applicheremo ora due antennine prelevate da una piuma di coda di pavone femmina. Chiudiamo con la classica testolina. Applichiamo una goccia di colla
e la nostra imitazione. È terminata. Grazie dell'attenzione, alla prossima occasione.